ragazzi, sono un po' stanco in questi giorni, però ho trovato 30 minuti, 20, 10, non so quanto durerà questa puntata, per fare un nuovo Chiedilo a Christian. Allora, novità di questo periodo, ce n'è una in particolare della quale ti voglio parlare, che è YouTube Next Up. Non so se magari ne hai già sentito parlare, mazza i capelli. In pratica si tratta di un contest che da mettere a disposizione YouTube una volta ogni anno, dove in pratica i partner di YouTube, che quest'anno hanno più di 5.000 iscritti, quindi fortunatamente ci rientro dentro per poco, possono partecipare a questo concorso. Come si partecipa? Bisogna inviare un video dove dai un messaggio comunque agli utenti, e se questo messaggio piace YouTube ti può premiare attraverso degli incentivi veramente molto fighi. Spero magari di poter arrivare. Comunque, questa precisazione per dirvi, se siete in due che state guardando questo video, dirvi, se no dirti, che avrò poi bisogno del vostro aiuto, perché che cosa succederà? Intorno, sembra credo all'8 ottobre, non voglio dire cavolate, però più o meno la data è quella, verranno selezionati i video. Ora tutti i partner hanno inviato questi video, poi intorno all'8 ottobre vengono selezionati i video, diciamo, ritenuti migliori, mettiamo che siano una quarantina. Di questi 40 poi ci sarà una settimana di tempo, o poco più o poco meno, per votare i video. Quindi ci sarà una pagina dedicata di YouTube Next Up, quindi sul canale di YouTube Next Up, sfogliando i video troverai una pagina con tutti i video dei partner che hanno inviato questi video. Sto facendo un casino, spero che mi potrai capire, e ti dovrei chiedere il favore di potermi supportare, perché il concorso quella fase viene passata solo grazie ai voti degli utenti, supportare andando a cercare il mio video e cliccare mi piace sul video. Quindi sarà molto importante il tuo aiuto per me in quella fase, e sarà possibile cliccare per uno almeno una volta al giorno per una settimana, e ti sarei grato all'infinito, credo. E niente, finito questo discorso lunghissimo, immagino che tu ora voglia ascoltare le domande, e così sia. Allora, questa domanda l'abbiamo già un po' rivista in diversi Chiedilo a Christian, ma la rileggo veloce perché viene da un altro utente, e in ogni modo gli consiglio di andare a vedere l'ultimo Chiedilo a Christian. A noni piano, ciao Christian, volevo farti una domanda, per me è interessante, spero che lo sia anche per te. Come ci si accorge di avere l'orecchio assoluto? Tu ce l'hai, ci sono vantaggi e svantaggi ad avere l'orecchio assoluto? Non è che questa domanda io ci ho già risposto all'ultimo Chiedilo a Christian. Vabbè, ci rispondo velocemente. Allora, come ci si accorge di avere l'orecchio assoluto? Quando sentendo un suono, non un rumore, un suono, noi sappiamo distinguere, sappiamo dire che nota è. Se ne so, sentiamo il telefono della cornetta squillare, diciamo questo è un La, e questo significa avere l'orecchio assoluto. Se senti un suono, appunto lo squillare tu, oppure quando ti togli la cintura dalla macchina che suona, fa un suono e mette dei beep, se tu sai dire quel beep a quale nota corrisponde, allora c'è l'orecchio assoluto. Se non lo sai dire o ci devi comunque pensare, non ce l'hai. Io non ce l'ho. Ci sono vantaggi? Beh, ci sono vantaggi assurdi. Innanzitutto, cioè, puoi sentire un brano, e quasi sempre quelli che hanno l'orecchio assoluto hanno anche una grande memoria assurda, quindi già questo è un grande vantaggio. Poi il fatto che comunque orecchio e memoria sono sempre molto legati fra di loro, questo è indiscutibile, sia per il fatto che il centro all'interno del cervello che comanda l'udito è molto vicino al centro della memoria, già questa cosa qui è importante, quindi si condizionano molto a vicenda. E avere un orecchio assoluto, secondo me, aiuta moltissimo, anche molto nelle improvvisazioni, aiuta a sentire i suoni, non so come dirlo, aiuta comunque a memorizzare meglio alcuni determinati passaggi, secondo me, quindi aiuterebbe tantissimo. Se io ce l'avessi potrei fare tante tante belle cose, ma non ce l'ho e quindi mi deprimerò a vita, credo. Ti rispondo anche a un'altra domanda che qui non c'è: si può acquisire l'orecchio assoluto? Alcuni dicono di sì, altri dicono di no, perciò magari se ti alleni tanto potresti anche acquisirlo. Non ti saprei rispondere.
Spero di essere stato chiaro, anche se veloce, un po' confuso perché sono stanco, però va bene. Grazie, ciao. Ci scrive ora il pazzo Pazzini 7 Hi-Fi. Credo che si legga così. Ciao Cristian, volevo chiederti perché nella musica ci sono molte chiavi, chiavi di basso, baritono, violino, comportano vantaggi? Sì, altrimenti non le mettevano. Allora, diciamo che oggi stanno cercando di trasformare tutte le chiavi in due chiavi sole, chiave di violino e chiave di basso. Il che per noi pianisti sarebbe molto figo, ma ci sono. Qual è la domanda? Ah, ecco, perché nella musica ci sono diverse chiavi? Perché innanzitutto ci sono degli strumenti che sono traspositori, credo si dica così. In pratica sono degli strumenti che leggono determinati suoni, che ne so, leggono un do, ma in realtà emette un si bemolle, quindi uno strumento traspositore. Quindi il clarinetto sa che la nota che legge e quella che suona non corrispondono. Quindi, con questo che cosa ti voglio dire? Innanzitutto, le altre chiavi ti permettono di trasportare qualsiasi melodia, un tono sopra, un tono sotto, mezzo tono, che ne so, ti faccio un esempio. Allora, se noi passiamo dalla chiave di Sol alla chiave di contralto, possiamo andare a trasportare tutto un tono sopra. Che ne so, se tu prendi un Si su uno spartito in chiave di violino e vai e ti immagini di leggere lo stesso spartito in chiave di contralto, quindi è una chiave di Do, potrai automaticamente trasportare tutte quelle note un tono sopra senza andare a fare diversi sforzi. Innanzitutto servono anche a questo. Poi, il vantaggio appunto è anche quello di non andare a mettere troppi tagli addizionali. Immaginati se un violoncello leggesse tutto in chiave di Sol, avrebbe dei tagli addizionali allucinanti. Tu devi sapere che ogni strumento ha una sua ampiezza. Che cosa significa? Il pianoforte ha un'estensione di 7 ottave e un quarto. Ogni strumento, adesso io non me ne intendo gli altri strumenti, però ogni strumento ha la sua ampiezza. Che ne so, un clarinetto, non voglio dire cavolate, magari ha un'estensione di 4 ottave. E quali ottave del pianoforte corrispondono? Quindi ogni strumento ha, diciamo, le sue ottave che sono gravi, medi, gravi, medi, acute, eccetera. Quindi ogni chiave ha la funzione di facilitare la lettura. Se noi, che ne so, un contrabbasso che legge tutto in chiave di basso, andiamo a scriverci la chiave di violino, avremmo dei tagli addizionali al di sotto del pentagramma, troppi ne avremmo, e quindi è stata inventata la chiave di basso. In pratica, le chiavi di basso e le chiavi musicali servono per non andare a mettere troppi tagli addizionali nel momento in cui si scrive una partitura. Spero di essere stato chiaro. Se hai qualche domanda, e credo che tu ce l'abbia, scrivimi ancora, cercherò di risponderti ancora meglio. Grazie, ciao. Ci scrive Marco Tononi. Ciao Cristian, volevo chiederti come posso fare a incrementare la capacità creativa nel riuscire a suonare una canzone con semplici accordi. Studiando diverse canzoni ho notato che c'è una struttura fatta in questo modo: verso, pre-chorus e chorus, verso, pre-chorus, chorus, ponte e chorus finale. In pratica questi qui sono dei modi per come si creano le canzoni pop e se ci fai caso veramente funziona quasi sempre così. Ora ti chiedo: come faccio a capire e utilizzare altri giri sul verso e sul pre-chorus? Mi interesserebbe molto capire meglio per riuscire a creare una canzone al riguardo, per avere una conoscenza di quello che devo cercare di lasciare, vorrei capire la logica della scelta degli accordi. Allora, interpretiamo questa mia lettura un po'. Allora, in pratica Marco, giusto? Sì, Marco ci ha detto che in una canzone pop abbiamo una strofa, un pre-chorus, un chorus che sarebbe il ritornello, quindi strofa, pre-ritornello, ritornello, dopodiché finisce il primo ritornello, abbiamo la strofa dimezzata, che cosa significa? Che se la prima volta la strofa si ripeteva due volte, dopo il primo ritornello la strofa si ripete una sola volta. Se ci fai caso succede sempre così. Dopodiché strofa dimezzata, pre-chorus,
pre-chorus, pre-ritornello, ritornello. Dopo che cosa c'è? Dopo il ritornello abbiamo il ponte, giustamente, e chorus finale, ovvero ritornello finale. Ok, lui mi chiede se si inventa un giro armonico di ritornello, come fa a trovare poi gli accordi da utilizzare, che ne so, nella strofa, nel pre-ritornello o in altre cose? Adesso vediamo. Allora, cerco ora di fare un semplice esempio. Mettiamo caso che noi ora vogliamo creare una canzone sul giro armonico di Do, ovvero Do maggiore, La minore, Re minore, Sol settimo. Ok, questo qui è il nostro ritornello. Ora noi abbiamo un ritornello. Ora mettiamo caso, con un po' di fantasia, che il ritornello, quindi sotto con la mano sinistra, faremo sempre questi accordi. Tan, 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 tan. Magari li arpeggerò e li renderò in un altro modo. Sopra con la mano destra ci sarà la melodia del ritornello, che la inventerò ora al momento. Questo qui è il nostro ritornello. Ok, ora, una volta che abbiamo avuto il nostro bel ritornello, dobbiamo capire come si fa la strofa. Innanzitutto, qui tu dici che quando parti a costruire una canzone, costruisci prima il ritornello. Io in realtà questa tecnica non l'ho mai utilizzata, nel senso, se tu ti trovi bene così, va bene. Però io sono sempre partito dalla strofa e poi ho creato man mano tutta la canzone, anche perché credo che poi il ritornello possa uscire anche meglio, perché è un po' basato sulla strofa, però va bene così. Quindi, in questo caso noi stiamo partendo prima dal ritornello. Che giri armonici e che accordi utilizziamo nella strofa? Ci sono, credo, l'80% delle canzoni che usano nella strofa lo stesso giro armonico del ritornello. Ovviamente la melodia deve cambiare, altrimenti otteniamo un altro ritornello. Quindi, stesso giro armonico, magari un'altra velocità, però il giro armonico è sempre lo stesso. Strofa. Poi a questo punto abbiamo il pre-ritornello seguito dal ritornello. Facciamo un esempio di pre-ritornello. Ritornello. Ok, ora puoi già capire che scrivere una canzone è veramente molto semplice. Alcuni, quando pubblico certe improvvisazioni, mi dicono: non è vero, non ci credo neanche se mi paghi, è quella l'improvvisazione. In realtà, sapendo questi semplici concetti, è veramente molto semplice creare un brano all'istante, proprio come ho fatto adesso, che abbia un senso logico. Poi certo, con un po' di esperienza uno riesce ad arricchirlo meglio. Allora, abbiamo visto ora la nostra strofa, che non mi ricordo più come fa. Tipo così faceva. Ok, ora il pre-ritornello che accordi deve contenere? Deve contenere una chiusura che vada poi sulla dominante. Anche qui bisogna sempre conoscere un po' di armonia. Io lo ripeterò sempre, magari sarò anche monotono, però composizione ed armonia sono strettamente correlati. Non a caso i primi tre anni del corso di armonia equivalgono ai primi tre anni del corso di composizione, quindi ti consiglio veramente di studiare armonia, comprandoti anche dei manuali di armonia classica. E quindi ti consiglio, se hai voglia, se lo sbatti, bam, di comprarti Walter Preston Armonia, questo mattone, come puoi vedere, e c'è un bel po' di roba. Io in ogni modo ti consiglio sempre di non affrontare mai questi argomenti da solo, perché veramente puoi entrare in un vortice di non capirci nulla. Però se già magari hai qualche tuo amico che studia queste cose in modo, diciamo, avanzato, puoi,
puoi chiedergli anche pagandolo ovviamente di darti le basi per poter affrontare questi argomenti in modo tale che non sarai da solo. Questo per quanto riguarda l'armonia classica. Per quanto riguarda l'armonia moderna, sono i manuali di Avena, che adesso ce li ho di là, non ce li ho di qua, che sono molto buoni, però anche lì da solo, cioè non ci sono dei manuali di armonia che ti fanno capire realmente come poter affrontare un dato argomento partendo da zero senza l'aiuto di nessuno. Cioè non ci sono queste cose. Vediamo se trovo un attimo. Qui ho anche bel bigino d'armonia che in pratica è il riassuntone di quel librone che hai visto prima. Tra l'altro sono tipo 20 pagine, pagato 90.000 euro, però fa niente. Qui trovi le stesse cose in modo ancora più semplificato, quindi troverai ancora meno spiegazioni e quindi qui devi avere già un po' di base. Però sono tutte cose che purtroppo bisogna sapere anche per quanto riguarda la musica pop, eccetera. Quindi fatti una bella formazione classica, ma anche di un anno, dopodiché puoi secondo me farcela tranquillamente da solo. E ora parliamo appunto un po' di cos'è sta dominante, cos'è sta tonica. Allora, la musica non è nient'altro che una successione di tensione e distensione. Ora ti faccio un esempio. Questa qui è una tensione e questa è una distensione. È un po' come quando noi facciamo i pesi, no? Abbiamo prima una tensione e poi una distensione, un po' come, cioè, quando un muscolo si accorcia e si allunga in pratica, no? Quindi tensione e distensione, tensione e distensione. Eccetera, potrei andare avanti così. Eccetera, sempre funziona sempre così, almeno nella musica tonale e classica. Quindi, che cosa succede? Prima di un ritornello, una delle regole è che prima di un ritornello ci sia sempre questa tensione, dopodiché il ritornello parte poi con la distensione. Quindi ora noi dobbiamo riuscire ad arrivare a questa tensione prima del ritornello, quindi il pre-chorus, ovvero il pre-ritornello, dovrà avere questa tensione. Come ci si arriva a questa tensione? Allora, noi sappiamo che all'interno di una data tonalità, scusami ma io ora devo parlare così e credo che, spero che tu questi concetti già li sai, perché altrimenti ci farebbe un video da 2 ore, credo. All'interno di una tonalità, noi ora siamo in do maggiore, ci sono sempre delle funzioni, ci sono dei gradi, ci sono degli accordi. Ogni grado, ogni accordo costruito su ogni grado della scala musicale ha un nome: primo grado, secondo grado, terzo grado, tonica, sopratonica, mediante, caratteristica o modale, sottodominante, dominante, sopradominante, sensibile o settimo grado, eccetera. Tutte queste cose qui purtroppo bisogna saperle. Perché? Perché una volta che noi sappiamo la funzione che ha ogni accordo su ogni scala musicale, possiamo poi utilizzarle per il nostro scopo. Quindi se io ti dico, noi siamo in do maggiore, ho bisogno di creare tensione, tu vai subito a prendermi l'accordo di settima di dominante. Questa è tensione, che si risolve poi sulla tonica. Se io so che ogni accordo di dominante ha lo scopo di creare tensione, io so che ogni dominante di ogni tonalità andrà a crearmi tensione. Quindi, se io devo creare la tensione prima del ritornello, andrò appunto a concludere con un accordo di dominante. Ora, se io ti dico quali sono i 3 gradi più importanti all'interno di ogni scala, sono sempre 3. Il primo grado, il quarto grado e il quinto grado. Ora, il pre-chorus, il pre-ritornello, può essere solo formato anche solamente dal quarto e quinto grado. Che cosa significa? Quarto grado, in questo caso accordo di Fa maggiore, e quinto grado accordo di Sol maggiore. Vediamo come può essere questo pre-chorus. Allora, noi ora stiamo finendo la strofa. Strofa. Pre-chorus, ora, sottodominante e dominante, ovvero Fa maggiore e Sol. Fa. Eccetera, quindi funziona veramente sempre così. Bisogna sapere un po' di armonia, tutto qui, ok?
Vediamo se ce la faccio a rispondere all'ultima domanda. Sì. Scherzavo, la faccio un attimo adesso. Allora, io non uso degli accordi prestabiliti, come ho detto anche diverse volte. Mi piace mettermi sulla tastiera e non sapere che giri armonici andare a prendere, anche perché altrimenti escono veramente fuori sempre le stesse cose dopo un po'. Cerco poi di andare ad affrontare delle tonalità un po' meno toccate, che ne so, Si maggiore, Si bemolle minore, Sol bemolle maggiore, in modo tale che escono anche fuori suoni diversi, non sempre i soliti come si usa il Do maggiore, La minore, Mi minore. Insomma, vado a prendere delle tonalità un po' sconosciute. Poi certo, un po' di tecniche già uno le conosce, no? Già conoscendo un po' di armonia, uno sa un po' come cavicchiarsela, dove mettere le tensioni, dove mettere le distensioni, dove modulare e in che modo, e niente, così mi vengono le improvvisazioni. Poi certo, in base al mio stato d'animo, scelgo se fare un'improvvisazione felice o triste. 100% delle mie improvvisazioni sono tutte tristi, perché a me non mi piace suonare se sono felice. Anzi, se sono felice vado in giro a festeggiare con gli amici, cosa sono a fare? Quindi sono sempre se sono triste, quindi sono sempre triste. E niente, quali accordi uso? Niente, scelgo innanzitutto una tonalità, quella la faccio, quella è la prima operazione. Scelgo una tonalità, in ogni modo c'è anche un video dove ti spiego come nasce l'improvvisazione, se lo cerchi lo trovi. E niente, scelgo la tonalità. So in base a quella tonalità quali sono gli accordi più ricorrenti, li utilizzo in base alle funzioni dell'armonia, ovvero tensione, distensione, distensione, tensione, eccetera, progressioni, dopodiché esce tutto da sé, insomma. Ok? Se hai qualche altra domanda, fammi sapere. Ciao! Insomma, ragazzi, per oggi è finito, io devo scappare che adesso devo fare una lezione. Ci sentiamo prestissimo e grazie di tutto dell'attenzione. Ciao!